Colazione fatta, adesso siamo con un lift e stiamo andando verso il Convention Center per fare il primo giro in fiera. Ieri siamo stati nella zona solo delle startup. A me piacerebbe riuscire a vedere la macchina di BMW o qualcosa pensato per l'automotive nel futuro, però non lo so. Tu c'è hai qualche... C'è anche quella di Sony di macchina, però mi hanno detto che è inaccessibile. Ok, vabbè. Adesso facciamo un giro e vediamo se c'è qualcosa di interessante. E dopo un anno eccoci tornati alla fiera. Lì in fondo c'è uno stand barra padiglione di BMW che mi piacerebbe portarvi, però in realtà non so se effettivamente avrò tempo di poter registrare lì perché c'è veramente tanta gente e quindi è difficile avere degli slot per registrare bene dei video. Quindi vediamo un attimo cosa riusciamo a fare. All'ingresso subito stand di Razer e poi qui c'è questo brand che realizza dei simulatori di guida con il VR e degli impianti audio, tutti i sistemi motorizzati. Io l'ho provato l'anno scorso, era veramente figo. Quest'anno voglio riprovarlo e vedere un attimo quali sono le sensazioni, visto che ho girato un po' di più sui simulatori. Visto che non lo dico mai, la sera ogni tanto vado in live su Twitch proprio con iRacing insieme a Fede e gli altri ragazzi del team. Quindi vi lascio il link sotto di Twitch e li potete trovare lì ogni tanto. Ovviamente non adesso mentre sono a Las Vegas. Potete vedere Yaki in modalità bambino che ha appena visto il suo idolo. In effetti anch'io, però ormai è la terza volta. Abbiamo trovato MKBHD. Attenzione Blix sul simulatore. Guarda come se la cava. Pazzesco. Cioè se lui va così io mi schianto la prima curva. Parere a caldo. Non so che cazzo hanno fatto, che macchina sia, ma va una merda. Si lamenta del setup. Vai Paolo. Prima dentro. Ha detto che conosceva anche la pista, quindi. Ma sei fortissimo, Blink. Manco avesse un simulatore in casa. Ma io non so che cazzo hanno fatto. Sono assolutamente deluso. No. Ho riprovato dopo un anno questo simulatore. Non mi ricordo se l'anno scorso fosse identico. Comunque faceva veramente schifo. Ma una cosa incredibile. Non so per quale motivo. Il freno era completamente mollo. Il volante non dava feedback. Zero. Era messo tutto in automatico. Non si capiva assolutamente niente. Io la pista la conoscevo già. Però ragazzi, veramente pessima come esperienza, mille volte meglio come ce l'ho impostato a casa. Non so neanche che volante fosse, la pedaliera era la stessa mia, però non lo so, veramente male, male, male. Ovviamente comunque il 2020 sarà l'anno del 8K. Qui abbiamo una TV Skyworth 88 pollici 8K OLED. È qualcosa di incredibile. La vedrei molto bene nel mio soggiorno, perché l'82 è troppo piccola. No, sto scherzando. Oh, questo sì che va bene. 120 pollici 8K. Sai a cosa serve questa TV? Yeah. Tu la metti sul muro e poi non serve mai più che dipingi, cambi il colore dello sfondo. These are your real-time feedback attention level. So that tells you currently how you are focused. Okay, that's also the speed of the car. You have to pay attention to that. So, che si vede lì è quanto when it's blue, cinese, it says you are not so focused. Let's have some fun with Focus Fun. Sono partiti. Let's get go, let's go, get focused, get focused. Chi è più attivo? Il nonnino lì sta vincendo. Va il nonnino, va il nonnino. Guarda, mamma mia, qua è tutta esperienza, Qua è la settimana di enigmistica, mamma mia. Vai, attenzione, attenzione, li ha doppiati. È un fenomeno. Mamma mia. Lui faceva il pilota probabilmente. Alla fine non vince chi arriva primo, ma vince chi riesce a rimanere più tempo concentrato. Vabbè, questa è un po' una cretinata. Oltre alle cose stupide, ovviamente ci sono anche delle cose molto interessanti, tipo delle protesi robotiche controllate tramite la mente. Questo è veramente importante, veramente fenomenale. Lo faccio tornare qua, guarda. Tipo le macchinette a scoppio, ma subacqueo. È diverso dai droni perché tu puoi, guarda, vieni, ti faccio vedere, guarda. Puoi sia girare in questo senso, no? Così, tac. Puoi girare su, fino a farlo ribaltare, oddio. LOL! Giù. Praticamente è 360. Che figata. E non si ribalta mai perché non è come in aria.
guarda qua. E ne voglio uno. Chissà quanto può andare in fondo. Peccato che ci sia il cavo, però in realtà è anche un lato positivo, perché nel caso lo perdi puoi tranquillamente tirare il cavo e recuperarlo. Questo invece è lo stabilizzatore che vorrei usare per il resto dei video. Attualmente stavo utilizzando una vecchia versione, ma questo, che è il Webill S, per quanto ho visto è veramente fenomenale. Il costo è molto simile a quello che sto utilizzando ora, e soprattutto si riesce a vedere molto meglio dallo schermo. Vi faccio un veloce esempio: guardate la stabilizzazione che ha e Yaki come riesce a muoverlo bene, anche se è una scimmia e non è capace di utilizzarli. Un ninja, sembra un ninja. Bellissimo. Comunque questa fiera è assurdamente enorme, e per farvi capire, questa è solo una piccola parte. Calcolate che abbiamo appena fatto tutta la zona posteriore, ci sono diverse hall molto più grandi anche di questa, e poi è divisa anche in tanti vari hotel. Avete presente quanto mi sono fatto male con lo skate elettrico? Immaginate quanto male posso farmi con queste. Vroom vroom. Sono una figata, ne voglio assolutamente una. Ovviamente non possono mancare i droni. Questo è molto carino, ovviamente solo perché è arancione, però a noi è piaciuto di più questo. Vogliamo provarlo? È una roba allucinante. Guardate il telecomando quanto è grande. Ha una copertura di 30 km. E addirittura droni che vanno quando piove. Figata! Oh mio Dio! Quando ti senti solo e vuoi giocare a ping pong, allora ti costruisci una macchina enorme che gioca con te. Raga, è bellissimo tutto ciò. Praticamente il tabellone legge sia il livello di abilità, sia le emozioni. È morto. Raga, che bello. Boom, 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 boom. Oh, oh, oh. Ho appena finito di provarlo, era veramente una figata incredibile. Era da una vita che non giocavo a ping pong, però tanta roba. Beh, mi sta piacendo questa trasformazione di Las Vegas, ma adesso si torna in Italia. E domani video sulla prostituzione. Andrea, Andrea, ma che video fai? Che video fai? Ma ti sembra normale? Video sulla... Mi hanno fatto notare una cosa negli altri video e mi sono dimenticato di dirlo prima. Effettivamente siamo due pirla, perché la città che non dorme mai è New York, non Las Vegas. Las Vegas è la città del peccato, quindi perdonateci. Di cose strane ce ne sono tante. Queste sono delle enormi palle dove praticamente la gente che vuole diventare un criceto può diventarlo. Teoricamente domani prendiamo la macchina e no, probabilmente non sarà come questa, ma vediamo. Nel frattempo ci siamo spostati nella Central Hall, dove ci sono ovviamente i brand più grossi, e adesso stiamo facendo un salto da Sony per vedere un attimo che cosa hanno di nuovo. Che spettacolo! Yaki, gli chiediamo se ce la danno per Los Angeles. Che roba! Ah, è un'astronave! È un'astronave, non è una macchina. Questa è una vera figata. Si tratta di una cornice modulare che fa riprodurre praticamente varie dimensioni degli schermi. Adesso è un 65 pollici. Guardate, è diventato più grande, 75 pollici, e si adatta automaticamente. Dovrebbe arrivare fino a 85 pollici. Una cosa incredibile. Che figata. No, ancora di più. 98. 98 pollici. Assurdo. Scherzavo, quando ho detto che ho trovato la TV nuova, ho deciso di usare questa. È allucinante. Non so se rende l'idea. Per guardare la TV dal divano è perfetta. Piccolo lo stand di Sony, eh? È piccolino. Piccolino, sì. Ma hai detto che c'è una macchina? È là. Effettivamente sì, c'era una macchina. Vediamo. Molto elegante. E io che pensavo che gli schermi venissero prodotti, in realtà crescono sugli alberi. Allucinante.
Japan. Oh, thank you so much. Piccolo salto temporale, visto che mi ero dimenticato di registrare un outro per questo video. In ogni caso, noi siamo già arrivati a Los Angeles e è andato tutto alla perfezione. È stato veramente bello, divertente, sia Las Vegas che il viaggio, eccetera, ma lo vedrete in un altro video. In ogni caso, quest'anno ho deciso di approcciare il CES in un modo leggermente diverso e soprattutto cercare di farvi vedere le cose un po' più particolari e innovative, invece di registrare tanti piccoli video separati. Purtroppo non ci sono state molte novità per quanto riguarda il mondo dell'hardware, ma in ogni caso qualcosa di divertente e molto particolare l'abbiamo visto, soprattutto per quanto riguarda la tuta, le power bank, eccetera, che avete visto negli altri video. E inoltre sono andato a registrare anche qualcos'altro, anche di particolare, e vi ricordo di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e seguirmi ovviamente su Instagram per non perdervi nulla. Quindi fatemi sapere qual è stata la cosa più interessante o divertente che avete visto in questo video o nei video precedenti con un bel commento. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, un dislike se non vi è piaciuto. E direi che da Blink è tutto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao! Vi ricordo che abbiamo lanciato blinkmypc.it, il sito perfetto per trovare il vostro nuovo computer. Sia che cerchiate una configurazione già pronta, sia che vogliate realizzarne una su misura per voi. Trovate il link in descrizione.